Tra l'altro, detto per inciso, questo film, che anche questo purtroppo fu sequestrato, io infatti devo smettere di fare il film, perché se no finirò negli archivi della Procura della Repubblica, prima o poi. E dicevo, questo film ha una storia straordinaria, perché Aldo Moro, che si era prestato a girare delle scene del film, che avete registrato voi, sì, da me ingannato, a fini di bene, mi disse che era un documentario sulla Repubblica, sulla storia della Repubblica, che effettivamente era, però non gli disse ovviamente che era un documentario contro la Democrazia Cristiana. Vabbè, comunque Aldo Moro si prestò molto, molto gentilmente a girare una serie di scene a Piazza del Gesù, dove c'era la sede della Democrazia Cristiana. Quando uscì il film e lo andò a vedere, rimase ovviamente scandalizzato dalla critica feroce nei confronti del suo partito. Chiamò Scalfari e gli chiese se era possibile rettificare la recensione molto favorevole che Repubblica aveva fatto al film. E Scalfari gli disse che ovviamente non l'avrebbe fatto. Tanto qui in sala c'è la mia conduttrice, Elda Ferri, che è stata l'unica che ha avuto il coraggio di fare una proiezione del film con la Democrazia Cristiana. Io non sono andato perché avevo paura di ricevere insulti o cose del genere, invece è andata eroicamente, l'aggiunse, e ha avuto, dopo, Elda, che sino a quel giorno pensava che fosse un bel film, visto insieme a Piccoli, Humor, c'erano tutti i potenti della DC, ha pensato che fosse un bruttissimo film, perché si era lasciato condizionare, dalla presenza di questi giovani della DC. Lo diceva di Aldo Moro. La cosa sorprendente è che quando poi Moro fu preso dalle Brigate Rosse e ucciso, le ultime righe del memoriale trovato in via Monte Nevoso dicono: se volete rendervi conto della spregiudicatezza dei miei compagni di partito, dovete vedere Forza Italia. Cioè, ha finito la sua vita, dicono le cronache, parlando di un film per il quale qualche tempo prima aveva chiesto di rettificare la recensione. Lui aveva fatto un percorso intellettuale nei suoi rapporti con la Democrazia Cristiana. Credo che durante la prigionia gli sia venuto in mente il film e aveva pensato che non era un film sbagliato, ma a suo tempo prima aveva pensato. Forse prima anche si metteva in linea col partito, forse qualche idea che tu avevi toccato delle cose giuste, forse fin dall'inizio lo pensava, però non lo poteva dire. Invece dopo la prigionia che però una cosa sorprendente di questo film, che il film non è mai più circolato per tanti anni, cioè estratto un film, viene tolto dalla circolazione per rispetto ad Aldo Moro, perché è stato tolto il giorno del sequestro, era in sala in quei giorni. E poi proprio lui invece dice che bisogna vederlo, cioè è abbastanza contraddittoria questa situazione, direi, no? E si trova oggi? Sì, c'è in cassetta, perché poi molti anni dopo, 15 anni dopo, lo hanno messo in cassetta. Abbiamo fatto una presentazione, mi ricordo, alla Casa della Mondadori a Roma. Venne Dell'Utri e mi chiese di... si alzò la mano e disse: sono Dell'Utri, mi si chiama di nome, visto che questo film si chiama Forza Italia, la inviterei a cambiare titolo. Allora io ho detto: scusa, ma cambiatelo voi, perché l'abbiamo fatto 10 anni fa, prima del partito. È chiaro che il titolo è pieno di umorismo, Forza Italia, per fare quello che si vede sullo schermo è tremendo.